serie di Win. Tutti i colori della passione. La 39esima e quart'ultima giornata in Serie B Win può regalare all'Atalanta la promozione. Lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo è pronto a festeggiare, ma i nerazzurri prima devono battere il Porto Gruvaro alla disperata ricerca di punti salvezza, reduce nell'ultima trasferta da una clamorosa vittoria in quella di Siena. Non è un bel momento per la squadra di Colantuono, che ha conquistato un solo punto negli ultimi tre turni. Si parte agli ordini dell'arbitro Cervellera di Taranto, Doni e Bonaventura sugli esterni, Marilungo e Tiribocchi in attacco. Queste le scelte dell'Atalanta. Subito in avanti al 14esimo, tacco di Marilungo per Tiribocchi, destro a giro che non trova la porta di Rossi. Veramente di un soffio la risposta del Porto Gruvaro. Al 15esimo, tiro di Tarana, respinto, mischia con Spinale in mezzo a tre, attenzione, porta vuota, il tapin vincente di Memushai per il vantaggio del Porto Gruvaro. Esulta l'albanese al suo secondo gol in questa Serie B Win. Rivediamo la caparbia azione dell'ex atalantino Espinal, il gol di Memushai. Porto Gruvaro che insiste, Cardine da sinistra, secondo palo, e Consigli sventa così un gran destro al volo di Tarana, sconsolato Colantuono. Ancora Porto Gruvaro, sempre Tarana, dentro per Gerardi, tiro di prima intenzione, seconda decisiva parata di Consigli. Non è l'Atalanta che Colantuono vorrebbe. 31esimo, Ferri per Barreto, testa per Tiribocchi, il pareggio dell'Atalanta con un gran sospiro di sollievo per tutto lo stadio di Bergamo. 12esimo gol in questa Serie B Win per il Tir, Simone Tiribocchi che da sottomisura fa passare il pallone sotto le gambe di Rossi, l'assist di testa di Barreto e ancora di testa il gol di Tiribocchi, tacco di Doni, Raimondi all'indietro per Bonaventura che spiazza Rossi. È il 41esimo, l'Atalanta completa il sorpasso sul Porto Gruvaro. Ora è diversissima l'espressione di Colantuono, esplode la gioia di Giacomo, Jack Bonaventura, l'assist di Raimondi ha penetrato al posto dell'infortunato Manfredini, liberato a sua volta da un illuminante tacco di Cristiano Doni per Bonaventura. È il settimo gol in questa Serie B Win. Inizio ripresa, dentro il giovane fantasista scuola Milan Scapuzzi per il Porto Gruvaro, al posto di Scozzarella. I veneti devono provare a rientrare. Quinto minuto, colpo di testa di Gerardi, debole, nessun problema per Consigli dopo il cross di Tarana. Doni non vorrebbe uscire, Colantuono lo richiama comunque in panchina, lui carica tutti, anche Del Vecchio che entra al suo posto, la curva Pisani è tutta per il suo capitano. 79esimo, è proprio Gennaro Del Vecchio a mettere in gol il 3-1 per l'Atalanta sul calcio d'angolo battuto da Barreto. Può partire la festa nerazzurra per la Serie A, anche se non è ancora finita la partita. È all'82esimo, Simone Tiribocchi riceve l'assist di Bonaventura e realizza la propria doppietta personale, salendo a quota 13 centri in questa Serie B Win. Ormai non ci sono più dubbi, l'Atalanta torna in Serie A dopo una sola stagione di permanenza. In Serie B Win esplode la gioia della panchina con Colantuono che è già bagnato fradicio, l'abbraccio del capitano Doni, poi tutti a rendere omaggio alla curva Pisani, primo piano per Colantuono e per il presidente Percassi, poi portato in trionfo dai suoi.